essere incantato. Secondo me non c'è niente come lo spettacolo di marionette che possa raccogliere l'idea di Luna Park, di fiera, di magia, di illusione, di rito sacerdotale, di magico, di finto. E lo spettatore lo sa, si rende conto di tutto questo, però si lascia trascinare. Noi se bisogno di quella fosse proiettata, ma quella che vedevamo papà di Carlo, ad esempio, che si milanese che stava girando tutto lì. L'idea della famiglia dell'antiquario è un'idea che mi è nata da quando avevo 11 anni. In casa mia c'era questa bellissima edizione del 1888 della casa editrice Sandonio con tutte le commedie e i Goldoni, e io da incosciente con la Biro segnavo accanto ai nomi dei personaggi i nomi dei miei compagni di gioco, di scuola, che avrebbero potuto interpretare quei personaggi. Quando l'anno scorso si decise tutti quanti insieme che cosa presentare al Piccolo Teatro, io dissi che il Piccolo Teatro era un luogo che, avendo accompagnato tutta la mia infanzia e la mia adolescenza, probabilmente mi aveva fatto venire una certa piccolite acuta e che non mi sarebbe dispiaciuto tentare la via di un testo importante. E decisi di fare la famiglia. Essendo il Settecento il secolo in cui le marionette ritornano a essere protagoniste della vita mondana di Venezia, di Bologna, di Roma, volevo che riproponessero l'idea della meraviglia, perché tutti dicevano allora che questi bambocci dovevano creare la meraviglia degli spettatori. Allora l'idea è stata quella con Franco, che si occupa delle scenografie, di fare questo grosso palazzo veneziano che colpisse come un pugno nello stomaco lo spettatore appena si apriva il sipario. E poi l'idea di suddividere in tre ambienti la vita di questa famiglia, lasciando lo spazio più grande ai momenti di riunione di tutti, dove nulla si conclude, e lasciando gli spazi più piccoli riservati a quegli appartamentini femminili, a quei boudoir dove avveniva un po' di tutto, dai tradimenti ai complotti sciocchi, alle congiure per avere il potere piuttosto che avere più o meno ricchezza. Intorno a questo mondo ci sono questi servi ancora a maschera, benché nella commedia i caratteri si stiano più avvicinando a un verismo di tipo sociale che non all'incarnazione della maschera vera e propria. Però essendo Arlecchino ancora quello che poi guida il gioco, ho lasciato che Pantalone, Brighella, Arlecchino e Colombina fossero nel loro ruolo di maschere. Della famiglia dell'antiquario. Sono costumi del Settecento legati al periodo storico in cui è stato scritto. Sono stati scelti anche in base al carattere dei personaggi. Per esempio, mi viene in mente quando abbiamo pensato alla contessa, questo personaggio che doveva essere fingere di essere giovane a tutti i costi, abbiamo scelto dei colori molto vivaci, squillanti, con una fantasia enorme, diciamo, perché ha dei fiori molto colorati e sgargianti che probabilmente all'epoca non usavano, mentre sono stati filologicamente più storici per altri personaggi. Il
sono i caratteri che ha colpito Brille Goldoni. Interessantissimo è la contrapposizione, ad esempio, fra la contessa e la nuora. La nuora che è una fisionomia molto, molto affilata, ma non ricca di segni. Invece la contessa è caratterizzata da questo labbro sottile e sprezzante. Sono due modi per mettere in luce la cattiveria in qualche modo delle due figure. Poi ci sono le maschere, che sono un caso a sé stante, nel senso che comunque c'è una fotografia di riferimento che va oltre i due luoghi, per cui c'è stato uno studio sia per Pantalone che per Miranda che per Arlecchino, che ci si fa l'iconografia insomma della storia. La cosa più interessante sono i caratteri degli uomini, dove anche lì c'è sia il dottore che il cavaliere, c'è una sorta di contrapposizione ma degli stessi caratteri, impostati su una fisionomia più anziana per il dottore, invece più giovane per il cavaliere, per cui anche due epoche che si contrappongono. E poi vabbè, è abbastanza interessante, forse perché anche lo potevo, perché mi sono così immedesimato di più, l'antiquario, che è questo vecchio polunare, perché comunque nel suo mondo, degli anticali, e è sconvolto da questo turbinio generato da queste donne malefiche che ha attorno. La vicenda della famiglia dell'antiquario parte da questo contratto di nozze che viene fatto fra questa famiglia dei conti terrazzani con la figlia di Pantalone, che è un ricco mercante veneziano. La famiglia aristocratica sta andando in rovina perché il padrone di casa sperpera i quattrini pensando di essere un antiquario che sa valutare le cose che compra, in realtà ci sono un sacco di truffatori che gli vendono delle cose assolutamente inutili e di scarso valore, facendole passare come grandi rarità dell'antico. E discale un lume e farlo trova nelle piramidi d'Egitto, nel sepolcro del Tolomeo, amico. Quanto ne volete? Vintage di Nau! È troppo! Se ne lo deste per 10, ancora lo prenderei! Una pulina! Una pulina! Bullera, che la giusta me! Sì! Sì! La suocera comincia subito ad inalberare la sua albagia di aristocratica, di dama, che si deve confondere con la plebe. La figlia di un mercante è diventata contessa suo malgrado. Una mercantessa, mia nuora? Non lo soffrirò mai. Lotte per sciocchezze, per uno schiaffo dato alla cameriera, la cameriera che deve riportare all'una quel che dice l'altra. Le due sono consigliate da due cavalieri serventi, uno anziano e uno più giovane, che con diverse intenzioni anche di tipo affettivo-sessuale consigliano o l'uno la contessa e l'altro la giovane contessina. Questo parapiglia si dibatte questo povero antiquario, che secondo me è un personaggio straordinario, perché è quello che alla fine dice: ma se mi togliete queste cose, che cosa mi resta? Che sottolinea e denota la frivolezza, la banalità della sua vita, per cui si capisce il suo rifugiarsi in mezzo alle cianfrusaglie, anche credendole rarità preziosissime. Ma credo che fra suocera e nuora di quell'essere il solito divertimento, o io non ci voglio pensare. Non posso saziarmi di rivelare questo pescello. La commedia finirà comunque con le due donne che continuano a non
a non accettare di vivere l'una con l'altra, però Pantalone prenderà la direzione della casa, sistemerà tutti i debiti, farà in modo che nuora e suocera non si incontrino, ma che una abiti al piano di sopra e l'altra al piano di sotto del palazzo. Vengono congedati i cavalieri serventi, che sono dei pessimi consiglieri, e la cameriera, che era quella che per guadagnare qualche zecchino riportava un pettegolezzo all'una o all'altra delle due signore. Tornate alla presenza dei sommelieri, che le si abbassa, che le si basa in segno di pace. Oh, questo poi no, non sarà mai vero. Via, quella che sarà la prima a abbracciare e passare quell'altra. E poi tutte le voglio fatte con le spalle. Passo si apre con la rotella, non tirando. Il ritmo che poi hanno tenuto gli attori, i vari personaggi, e i marionettisti nel muoverli, è andato... Cioè, mi spieghi cosa lo registri se ce l'hai già lì? Perché il mio tablet non riesce a riprendere velocemente il mio video, è così. Cioè, lo vedi sul video, lo devi registrare, mi fai ridere, guarda, mi fai proprio ridere. Sì, sì. Se ce l'hai già sul computer, cosa te lo devi registrarlo sul tablet? Me l'ho già detto. Scusa, lo vai a cercare con Google sul tablet che lo vedi. Cosa vuol dire registrarlo? Cioè, fai di quelle cavolate, Luca, che cioè, non lo so, ma... Dopo c'è il tablet che è incasinato perché se te lo dirò.